Quello che vi racconterò oggi saranno degli esempi, cercherò di farlo nel minor tempo possibile, altrimenti sarò retarguita. Degli esempi che abbiamo messo in campo in questi anni per riuscire a entrare in contatto con un pubblico quanto più vasto possibile, tenendo presente quelli che sono comunque gli obiettivi e la missione del museo. Fatto sta, e questo è veramente un dato di fatto, che abbiamo a che fare, occupandoci di arti contemporanee, con una problematica che è data dalla distanza che spesso il pubblico ha con queste forme espressive, probabilmente per la difficoltà di comprensione, probabilmente per la mancanza di confidenza. E quindi quello che abbiamo cercato di fare nel corso degli anni, anche perché siamo un'istituzione relativamente giovane, siamo nati, abbiamo aperto il nostro museo nel 2010, è stato quello appunto di assottigliare questa distanza che ci separava dal pubblico. Appunto perché non conoscesse il Maxi. Come dicevo, siamo nati nel 2010, siamo il primo museo nazionale italiano che si dedica alla creatività contemporanea e questo lo facciamo appunto, noi parliamo di arti del XXI secolo perché non ci occupiamo solo di arte nel senso più tradizionale del termine, ma di architettura. Il nostro, quando nacque il Maxi si parlava distintamente di due musei in uno, adesso questa divisione in realtà è stata quasi eliminata a favore insomma delle varie tipologie di arti che entrano nel museo, che ne fanno parte quotidianamente. Velocemente ho portato un brevissimo video che abbiamo realizzato con un drone in occasione di una Museum Week per raccontare in pochi istanti l'architettura del Maxi. L'architettura è stata ed è ancora grande mezzo di richiamo per il pubblico, soprattutto internazionale, devo dire. E quello che ci siamo chiesti nei primi anni era come non far sì che il contenitore superasse il contenuto, se riuscite a capire cosa voglio dire, perché avevamo un edificio talmente, abbiamo un edificio talmente importante. Con una firma talmente importante, quella di Zara Leader, che molto spesso appunto superava in comunicazione quello che invece erano i nostri contenuti, le nostre prodotte, la collezione, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo dovuto anche bilanciare comunicativamente questi due aspetti. Nel Maxi facciamo molto. Quindi non si tratta solo di esposizioni temporanee o di collezione permanente. Abbiamo circa 350-360 eventi l'anno, questo significa uno al giorno. Eventi nella maggior parte dei casi prodotti da noi e quindi quello che cerchiamo di fare è attirare un pubblico più vasto possibile, anche con un'offerta molto differenziata. Per eventi intendo dalle più classiche presentazioni di libri, volumi, o incontri con curatori, artisti, designer, ma anche ospitiamo laboratori di danza, eventi musicali, insomma cerchiamo di allargarci e di considerare questo spazio come un grande laboratorio creativo. Per quanto riguarda la comunicazione digitale, quello che da sempre facciamo è mettere al centro dei nostri obiettivi il pubblico, o meglio, i pubblici. Parlo di pubblici perché appunto ce ne sono tanti, abbiamo un pubblico reale che fisicamente viene al museo, abbiamo un pubblico potenziale che magari ci segue attraverso i nostri canali online, ma ancora non ha mai messo piede fisicamente al museo. Magari stiamo parlando a persone che ci seguono, ma si trovano fisicamente dall'altra parte del mondo. Poi ci sono i non pubblici. È una definizione un po' strana quella di non pubblico, forse anche un po' bruttina raccontarla, però è vero che ci sono delle persone che per milioni di ragioni, poi magari andremo a vedere quali sono alcuni di questi non pubblici a cui ci rivolgiamo,
che effettivamente, se non coinvolti con specifiche attività, magari in un museo non avrebbero mai messo piede, perché ci sono situazioni in cui, e condizioni in cui l'ingresso in un museo non è assolutamente una priorità. Nell'ambito della comunicazione digitale abbiamo diversi campi di azione, diversi strumenti che utilizziamo per i fini che vi dicevo prima. C'è però da precisare anche che il digitale non è più, non deve esserlo, qualcosa che si riferisce esclusivamente alla comunicazione. Il digitale è una rivoluzione che entra in ogni campo, in ogni staff, in ogni ufficio del museo, ognuno per il proprio ambito. In questo caso, occupandomi personalmente e soprattutto di comunicazione digitale e di progetti digitali, qui vi ho fatto una piccola review di quelli che sono gli strumenti che più che quotidianamente utilizziamo. A proposito di accessibilità, l'aver reso il wifi gratuito ormai da anni al museo è stato anche un nostro sforzo per cercare appunto di avvicinare, insomma, di rendere accessibile appunto anche i contenuti digitali all'interno del museo. Anche qui, anche nell'utilizzo dei social network, è evidente che volevamo, con l'apertura in fasi successive di diversi profili, perché noi abbiamo iniziato ad aprire i nostri profili prima che il museo aprisse le sue porte. È stata un'operazione, quasi una sperimentazione. Nel 2007, quando il museo era in costruzione, quando l'edificio effettivamente stava prendendo la sua forma, abbiamo iniziato aprendo il profilo YouTube e il profilo su Flickr, all'epoca ci sembrava l'avanguardia pura, nel 2007, per raccontare un cantiere in costruzione, per raccontare quello che stava succedendo. Vorrei farvi anche capire cosa significa per una città come Roma realizzare un edificio di questo genere. Avveniristico nelle forme, calato in un quartiere, il quartiere Flaminio, estremamente tranquillo, estremamente residenziale, e a proposito di coinvolgimento di pubblici, un grande lavoro in quegli anni è stato fatto coinvolgendo i comitati di quartiere. Sembrava strano, ma c'è stato tutto un lungo percorso per far conoscere, per far capire cosa effettivamente stava accadendo accanto alla casa di queste persone, che come prima cosa hanno subito raccontato troppo rumore, troppo fastidio, stanno rovinando il quartiere. C'è stato quindi un grande lavoro di spiegazione, di coinvolgimento, ci sono stati focus group, abbiamo fatto veramente di tutto per cercare di camminare insieme fino all'apertura del museo, apertura che poi effettivamente ha avuto nei suoi 3 giorni di aperture gratuite un'apertura gratuita a tutta la città di Roma. Durante questi anni un passaggio importante è stato quello del nostro cambio di identità. Identità intesa come identità visiva, logo, che però portava con sé tutta una serie di cambiamenti, anche di revisione della missione del museo. Diciamo che cambiare l'identità in corso è un piccolo terremoto interno. C'è stato un grande lavoro fatto con un'agenzia di incontri, riflessione e quant'altro, che è durato quasi un anno, e alla fine di questo anno vi faccio vedere la nostra nuova identità, quella che è attualmente.
è evidente da questo video quanto con il nuovo logo si volesse ribadire il legame del museo con Roma, cosa che non era stata fatta assolutamente in precedenza, ma allo stesso tempo con questo frame, questa finestra dove il contenuto può cambiare continuamente, volevamo raccontare come la contemporaneità, essendo quella che stiamo vivendo, è in continua evoluzione. Ora, trasferire il messaggio al pubblico per noi è voluto dire immediatamente cercare un loro coinvolgimento. Abbiamo pensato a qualcosa che fosse sufficientemente veloce per il pubblico, per coinvolgerlo, ma allo stesso tempo che potesse appunto lasciar loro spazio di creare. Abbiamo lanciato quindi una call to action scegliendo Instagram come diciamo strumento per raccogliere ciò che i nostri utenti volevano creare. Questa è stata la call to action lanciata. Cosa abbiamo chiesto velocemente? Abbiamo chiesto agli utenti di raccontarci il loro XXI secolo, di farlo nel modo che ritenevano più congeniale e quindi abbiamo ricevuto, è stata una call to action che è stata molto breve, poco più di 2 settimane, e abbiamo ricevuto centinaia di contributi, qui ne vedete alcuni esempi. C'è un po' di tutto, e in realtà alcuni hanno anche raccontato che cosa intendevano dire con queste immagini. Abbiamo immagini che sono più forti, altre molto ludiche. C'è chi ha utilizzato le forbici e il pettine perché ha riportato il taglio di capelli a un taglio, come succede spesso alle donne, si tagliano i capelli e si cambia vita. E quindi voleva raccontare questa voglia di cambiamento. Diciamo che la partecipazione è stata molto intensa. Abbiamo ricevuto appunto molti contributi, e quello che ci è sembrato assolutamente in linea con questo percorso era ospitare tutti questi contributi all'interno del museo. Cosa abbiamo realizzato quindi? Una serata dedicata a loro, dedicata a tutti i nostri utenti che in quel momento erano online, ma che poi si sono anche in parte materializzati per chi ha potuto venire al museo. Abbiamo fatto un DJ set, un party nella hall, riproducendo il grande logo del Mazzi con le XX del XXI secolo, riprodotto attraverso una selezione dei contributi ricevuti. E quindi abbiamo realizzato questo grande logo nella hall. Diciamo che questa è stata una modalità, se vogliamo dire anche divertente, per riuscire in realtà a trasferire dei contenuti molto più importanti, un messaggio molto più importante di quello che era un cambiamento sostanziale dell'istituzione. Nella contributo che chiediamo spesso ai nostri utenti c'è anche quello di rendere possibile, come nel caso che vedremo adesso, la realizzazione di performance. Qui ci troviamo sempre nella hall del museo, dove un artista bravissimo, si chiama Marzia Migliora, ha realizzato una performance dal nome Capienza Massima meno uno. Quest'artista ci ha chiesto di radunare 1000 persone, 1000 volontari. Questo l'abbiamo fatto attraverso i nostri canali online, anche con tempi brevissimi. Solo che attraverso i canali online non si chiedeva semplicemente di venire fisicamente al museo, ma si chiedeva anche di partecipare realizzando una t-shirt,
e chi non poteva farlo fisicamente venendo al museo di postarla sui nostri canali e di raccontarci, in linea con la performance dell'artista, il loro concetto della parola occupare. Devo dire che in meno di 10 giorni sono arrivate al museo per la performance e l'hanno resa possibile circa 800 persone, ognuna con la propria t-shirt, eccetera. E questo ha creato anche un grande riscontro sui canali online. La performance è andata benissimo, si chiedeva loro anche di seguire fisicamente i movimenti di un corpo di ballo e quindi, come vedete, a un certo punto eravamo tutti sdraiati, poi ballavamo, insomma è stata qualcosa, devo dire, però con anche delle musiche molto emozionali. È stata una performance estremamente coinvolgente. Questo anche per dire che c'è voglia di partecipazione, noi ce ne rendiamo conto. L'importante è che cosa si propone e come si propone di farlo. Molto spesso si creano delle meccaniche eccessivamente complicate, o forse spesso i contenuti non sono particolarmente coinvolgenti. Ciò non significa che tutto debba diventare per tutti. Io su questa cosa sono, nonostante mi occupi di comunicazione, nonostante utilizzi dei mezzi che sono molto popolari, mi rendo conto anche che non sempre tutto è utilizzabile per i social, ma ogni obiettivo deve andare a, per ogni obiettivo bisogna utilizzare gli strumenti giusti. In questo caso questi strumenti di grande diffusione ci hanno permesso di coinvolgere dei pubblici che non sempre erano legati al mondo dell'arte, di avvicinare nuove persone. Parlando con molti dei presenti quel giorno, addirittura molte persone ancora non hanno mai messo piede nel museo, ma sono venuti per questa occasione. Quindi diciamo che parte dell'obiettivo, dato comunicazione, è stato raggiunto. Queste sono alcune delle maglie che si sono preparate. Ovviamente il coinvolgimento in ambito digitale accade anche attraverso, come in questo caso, con Mustafa Sabag, un bravissimo fotografo, attraverso dei live in cui le persone potevano partecipare, dialogare con lui. Lui è una persona molto generosa umanamente, quindi si è messo subito a disposizione. Abbiamo passato un'ora in diretta con insomma, domande e risposte. Sì, è stato anche questa una bella esperienza, perché aveva fatto comunque una masterclass al Maxi e quindi si è reso disponibile. Con lui l'abbiamo fatto anche con altri artisti e designer. Questa voglia di ascoltare anche il pubblico l'abbiamo messa in campo quando abbiamo realizzato il nuovo sito web del museo. Non vi sto a raccontare il sito web, ma vi racconto come abbiamo coinvolto il pubblico. Durante le lavorazioni del brief che avremmo dovuto poi concludere per coinvolgere le agenzie, abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere le persone raccontando quello che stavamo facendo. In quel momento stavamo iniziando a pensare alla lavorazione di alcune cose, il sito web, l'applicazione mobile, il blog del museo e quant'altro. Anche per l'applicazione si parlava di un rinnovamento, insomma di una nuova release dell'applicazione. Abbiamo quindi subito preso un corner all'interno del museo ad accesso libero dove le persone potevano raccontarci cosa avrebbero voluto vedere sul sito. In realtà questa è stata un'operazione molto interessante perché un po' ha confermato quello che avevamo già pensato e di cui ci eravamo resi conto analizzando gli analytics del nostro sito. Ovviamente analizzando il flusso del pubblico attraverso i percorsi che maggiormente insomma, che facevano nel sito, ci eravamo resi conto di quali erano le sezioni che dovevano essere valorizzate, di quelle che non erano facilmente accessibili. Insomma, molto di questo ci è servito anche per ristrutturare a livello anche contenutistico il sito.
Abbiamo raccolto fisicamente questi contributi, adesso vedete questa foto, era praticamente il primo giorno in cui avevamo aperto la sala, ma vi assicuro che la chiusura della sala era tutto completamente tappezzato. L'abbiamo fatto ovviamente anche online, quindi abbiamo chiesto a quante più persone possibile darci il loro contenuto. Vedete? Chiedevamo anche rispetto all'aspetto grafico, all'organizzazione dei contenuti. Questo qui è stato il risultato del nostro lavoro. E il titolo ha avuto anche un riconoscimento internazionale perché ha vinto il bronzo e l'Obie Awards a Londra. Parlando di non pubblici, molto spesso il digitale affianca degli interessanti progetti, nella maggior parte dei casi educativi, che vengono svolti da colleghe, in primis la Stefania Mannini, che da sempre ha una grande sensibilità per i famosi non pubblici, e per raccontarvi alcuni esempi, qui siamo, è una foto scattata durante un laboratorio fatto con i migranti minorenni non accompagnati. Tutti i laboratori che vengono svolti con questi pubblici così particolari hanno sempre dei momenti di restituzione, quindi non si tratta semplicemente di fare entrare le persone all'interno del museo e fargli fare una visita guidata, ma si chiede loro di produrre dei contenuti che verranno poi condivisi nuovamente all'interno del museo con il pubblico che normalmente lo frequenta. In questo caso i ragazzi hanno avuto la possibilità di lavorare all'interno del museo, in più incontri, e di incontrare in un evento finale il pubblico del museo, raccontare le proprie storie, perché si organizzano delle vere narrazioni, e hanno anche realizzato una mostra, una piccola mostra, raccontando il museo con i loro occhi, quindi scattando fotografie e rendendole disponibili al pubblico. Abbiamo lavorato spesso sempre con questo progetto delle narrazioni da museo a museo con l'Istituto per Sordi, abbiamo reso accessibili tanti contenuti attraverso il sito, anche LinguaLis, eccetera. Il senso di questi contributi e di queste operazioni comunque non è mai fine a se stesso, nel senso che quello che si cerca di fare è un percorso duraturo nel tempo e non eventi spot. Penso ad esempio a quando sono stati coinvolti, abbiamo fatto dei focus group con il centro di igiene, e chiudo più duro, di igiene mentale di Roma. Anche qui tutto il lavoro fatto è diventato e si è concluso con delle bellissime giornate di mediazione culturale da parte di queste persone. Quindi è sempre uno scambio attivo che si conclude in una restituzione dell'esperienza al pubblico del museo. Grazie.